Presidente, torniamo invece un attimo sulla sanità, liste d'attesa, cosa succede? Ma io credo che c'è stata qualche presa in giro da parte di qualcuno che è venuto a chiederci un'ecografia tendinea. Ditemi in Italia chi la fa e manderemo i nostri pazienti a fare la ecografia tendinea, che non è manco un marcatore per le liste d'attesa. Probabilmente chi doveva rispondere è stato preso un po' in contropiede. Oggi ci sarà, tra l'altro guardate, tenete conto che così come avviene in tutta Italia, le nostre liste d'attesa, come nelle altre regioni, è periodicamente controllato dai NAS, proprio perché è un impegno che lo stesso Ministero mette in campo per verificare eventuali discrasie. Sappiamo quali sono quelle o ambulatoriali dove c'è carenza di personale medico e quindi diventa difficile cercare di abbattere in tempi rapidi le liste d'attesa, però su quello che riguardano le visite di urgenza ad oggi sono garantite a tutti nei tempi previsti da quello che è il protocollo, quindi se poi qualcuno deve fare trasmissioni tagli e cuci le può anche fare, ma su questo noi andiamo avanti tranquillamente, così come abbiamo dimostrato in altre occasione che la nostra sanità comincia ad essere al pari delle altre regioni a dare risposte ai propri cittadini. Grazie. Buona giornata.